Carissimi ascoltatori, ben ritrovati in questo ciclo di catechesi Adamo e la vita nella Divina Volontà, giunta alla sua terza puntata. Una santa serata a tutti e proseguiamo il nostro cammino all'interno della scoperta della condizione che i nostri progenitori avevano prima di separarsi dalla Divina Volontà e soprattutto la misura in cui questo dono è in qualche modo raggiungibile e partecipabile adesso anche da noi. E faccio un breve riassunto delle puntate precedenti, della prima e della seconda, fino a quando sarà possibile. Nella prima abbiamo visto l'Eden personale e l'Eden terrestre della creazione dell'uomo, ossia il fatto che quando Dio creò l'uomo, non soltanto gli diede un paradiso terrestre nel senso di perfetta armonia e perfetta felicità con tutto il creato, ma gli dà anche un paradiso personale e consistente in tutti quanti i doni naturali, soprannaturali e preternaturali, e dentro questo paradiso personale il primo dei doni, quello che spiccava fra tutti, era il dono della Divina Volontà. Nella seconda puntata abbiamo visto, nella prima puntata abbiamo visto testi del volume quindicesimo, nella seconda puntata siamo passati un testo del volume quindicesimo e tre testi del volume sedicesimo in cui abbiamo sostanzialmente visto l'amore in cui fu creato Adamo. Questo era il titolo della puntata precedente. E se ricordate chi l'ha seguita, c'erano questi germi di amore creati nell'uomo e sparsi da Dio come onde di amore in tutta la creazione, e quindi l'uomo che deve imparare a riconoscere l'amore che Dio ha seminato dentro di sé, anche con i doni naturali e di grazia che gli ha fatto, e nella creazione, perché la vita di felicità originaria era una vita vissuta di amore divino. Amore che si poteva conoscere e riconoscere soprattutto, no? Abbiamo visto anche l'importanza dell'imparare a conoscere e riconoscere quest'amore anche per noi che desideriamo vivere nella Divina Volontà, che non è assolutamente possibile né concepibile una vita di questo genere se si situa, diciamo, su orizzonti di brontolii, lamentele continue, come se Dio non avesse fatto nulla di buono e di santo nella nostra vita, no? E abbiamo anche visto che alla radice del peccato originale di Adamo ci fu anche una dimenticanza dell'amore di Dio e un dubbio su di esso. Questo è un punto che dobbiamo ricordare. Dietro ogni peccato c'è sostanzialmente un dubbio sull'amore di Dio. Sempre. Col peccato originale successe il disastro della perdita dell'amore verso Dio, verso il prossimo e verso se stessi. E infine abbiamo concluso, se ricordate la volta scorsa, vedendo i beni perduti da Adamo con il peccato originale, che sono però, ricorderete, rimasti sospesi. Non è che sono perduti, cioè Dio li ha ancora disponibili per chiunque li voglia andare a prendere. Il problema è che, eccettuate Maria Santissima, e certamente quando queste cose venivano scritte, eccettuate ancora Luisa, insomma, che stava per andarli a prendere, pochi si mettono nelle condizioni di poter andare a prendere, ricorderete, le finezze d'amore, le carezze, i baci, i doni, le comunicazioni e i trastulli innocenti che Gesù vuole dare alle sue creature. Oggi faremo un passo avanti e, come potete vedere, chi sta seguendo la diretta, insomma, dal titolo di questa catechesi, andremo a vedere fondamentalmente due cose. Uno, ci spostiamo al volume 17° per queste prime meditazioni, e alcune brutte cose della creatura umana uscita in Adamo dal divin volere, quindi le prime, come dire, brutte esperienze che Adamo fece di cosa significa rimanere da solo con la propria volontà. Ecco, e poi però, e passeremo al volume
18, di nuovo alcune bellezze e doni stupendi che Adamo possedeva, nonché alcune, diciamo, situazioni di contrasto tra come stava Adamo prima del peccato e come sta originale e come stava Adamo dopo il peccato originale. Sono anche questa volta quattro brani, i primi due sono molto brevi, il terzo e il quarto sono un pochino più lunghi, ecco, cercheremo di darne adeguata trattazione, previa come sempre la loro lettura. Cominciamo dal volume 17, no, scusate, sì, dal 17° volume, 27 novembre del 1924. Povera creatura, com'è piccolo il suo posticino. Ma sai tu chi rende mutabile la povera creatura? La volontà umana. La rende volubile nell'amore, nei piaceri, nel bene che fa. La volontà umana è quel vento impetuoso che muove la creatura come una canna vuota ad ogni suo soffio, ora a destra, ora a sinistra. Perciò nel crearla, volli che vivesse della mia volontà, finché arrestando questo vento impetuoso della volontà umana, la rendesse ferma nel bene, stabile nell'amore, santa nell'operare. Volevo farla vivere nell'immenso territorio della mia immutabilità. Ma la creatura non si contentò, volle il suo piccolo posticino e si rese il trastullo di se stessa, degli altri e delle sue stesse passioni. Perciò prego, supplico la creatura che prenda questa mia volontà, che la faccia sua, finché ritorni in quella volontà immutabile donde ne uscì, affinché non più volubile si renda, ma stabile e ferma. Io non mi sono cambiato, la aspetto, la anelo, la voglio sempre nella mia volontà. Leggo anche il secondo perché trattando argomenti molto analoghi è possibile poi un commento, diciamo, congiunto. Siccome la creatura è uscita dal suo principio, cioè dalla prima volontà divina da dove ebbe origine, ha perduto il vero amore verso Dio, verso se stesso e verso le sue opere. Solo quest'uomo, che io volli che stesse nella mia volontà, attenzione, di sua volontà non forzato, perché lo amai più di tutte le altre cose create e volevo che fosse come re in mezzo alle opere mie, ingrato volle uscire dal suo principio. Perciò si trasformò e perdette la sua freschezza e bellezza e fu soggetto ad alterazioni e cambiamenti continui. Per quanto io lo chiamo, che ritorni nel suo principio, fa il sordo e finge di non ascoltarmi. Ma è tanto il mio amore che lo aspetto e continuo a chiamarlo. Ecco, avremmo notato subito un comune denominatore tra questi due brani, che sono comunque scritti in circostanze diverse, uno il 27 novembre del 1924 e il secondo, 27 gennaio 1925, comunque entrambi contenuti nel 17° volume. È la mutevolezza, la volubilità, la oserei dire cangiabilità dell'essere umano, l'instabilità. Noi sappiamo che fin dai tempi antichissimi, chi ha fatto gli studi classici, io ricordo che, mi ricordo il primo anno che studiavamo filosofia, tra i filosofi presocratici, quindi si studiano quasi subito, cominciavano le discussioni in classe tra i Parmenidei e gli Eraclitei. Perché sapete che Parmenide ed Eraclito avevano delle posizioni filosofiche, adesso non voglio fare una disquisizione, completamente opposte. Perché Parmenide parlava dell'immutabilità dell'essere, e dice: l'essere in quanto è, punto e basta. E
E non può non essere. Il non essere, in quanto non è, non può essere, era il suo motto. E invece Eraclito diceva, no, figlio mio. E qui nel mondo, cioè, tu puoi dire che l'essere in quanto è, non può non essere, puoi dirlo di qualcosa che è più grande di noi, quindi puoi dirlo di Dio. Così come il non essere puoi dirlo di ciò che non è, ma nel mondo che cosa vediamo? In continuazione. Vediamo che tutto si muove, che tutto cambia. E quindi il famoso motto di Eraclito era il Pantarei, tutto scorre. D'accordo, tutto cambia. E penso che se siamo stati a contatto con gli esseri umani e anche con noi stessi, purtroppo, vediamo la mutevolezza, il cambiamento, cambiamento che è croce e delizia, perché proprio perché noi siamo mutevoli che abbiamo la possibilità di essere salvati dal Signore, appunto perché non ci fissiamo irreversibilmente. Almeno fino a quando siamo in questo mondo, né nel bene né nel male. Però questo è anche un problema grosso, perché se ci viene l'avventura di conoscere il bene, capite che conosciuto il bene sarebbe bene rimanere nel bene e non tornare nel male, non regredire, non tornare indietro. Ecco, sono tutte quante cose che invece possono succedere. Così come può succedere che uno passa una vita andando come un'ape a passare di fiore in fiore, di situazione in situazione, senza mai trovare pace, senza mai trovare un qualche cosa di solido, un qualche cosa di stabile. Questo, figli miei cari, fratelli carissimi e sorelle, accade anche nella vita spirituale, nella vita interiore, d'accordo? Quest'ansia, questa inquietudine, questa, ripeto, mutevolezza che fa andare a prendere i vari pick-up a seconda di come mi girano le cose, capito? Adesso mi gira la fantasia carismatica, andiamo dai carismatici. Poi mi gira la fantasia cherigmatica, andiamo dai neocatecumenali, d'accordo? Poi mi gira la fantasia di collaborare con la gerarchia, andiamo all'azione cattolica. Adesso sto scherzando e sto esagerando un pochino, no? Ovviamente. Però c'è una sostanza, insomma, di vero. Mi prende la botta della nostalgia del passato, via. Tutti dei tradizionalisti, buttiamo via tutto quanto. Mi prende l'allergia al passato, d'accordo? Quindi buttiamo, cestiniamo nel passato 2000 anni di storia della Chiesa che non servono più a niente, che abbiamo cosa soltanto noi. Ma il problema è che queste cose a volte possano anche accadere dentro di noi. E a volte anche con le migliori intenzioni. Purtroppo noi abbiamo anche un'altra dimensione costitutiva fondamentale del nostro essere, che è appunto una grande imperfezione, come dire, di fondo costitutiva. Cioè non sempre le persone fanno questo, come dire, in malafede, o come espressione di un comportamento sciocco e infantile. A volte, cioè, una persona cerca e non sa che santo votarsi, nel senso che cambia anche prospettive e tante cose, perché magari apre una porta, si aspetta di trovare chissà che o chissà che cosa, e dopo, una volta che entra, non trova quello che cercava, o a volte trova addirittura il contrario, dice, vabbè, pazienza, apriamo un altro, capite? Quindi c'è questo orizzonte fondamentale della nostra esistenza. Ecco, qui Gesù va alla ca da dove, allora, perché questo? Cioè, io invito a considerare, cioè, questo è proprio strutturale nella nostra volontà umana, cioè la nostra volontà umana lasciata in balia, cioè tutti quanti noi vorremmo, cioè il sogno di tutti quanti è poter fare quello che ci pare, d'accordo? Il sogno neanche troppo confessato, almeno della persona comune, dell'uomo comune. Ma se tu fai tutto quello che ti pare, tu vivrai una vita sciagurata, sarai la persona più infelice che esiste sul pianeta Terra, d'accordo? Perché noi, la nostra volontà non è capace di fare una cosa di questo genere, né buona, capito? È Dio che può fare quello che gli pare, perché quello che pare a Dio è tutto santo, sacrosanto, benedetto, giusto, santo e perfetto.
Ma noi non siamo in grado di fare questo discernimento in questo, ma neanche il più santo di questo mondo è in grado di fare un perfetto discernimento sulle cose. Quindi se sbaglia, quindi è mutevole. Cosa dice qui Gesù? La volontà, sai tu chi rende? La volontà umana la rende volubile nell'amore, negli stessi piaceri, capite? I piaceri, cioè chi vive in mezzo ai piaceri, non è che trova, cioè, e mo c'è una fissa, e mo c'è un'altra fissa, e mo c'è un'altra fissa, mo sono sulle vacanze, no? Non mi prende la passione della barca, compro la barca, dopo 2 anni con sto foto della barca la butto a mare, d'accordo? Allora, viene la passione del motoscafo, quello là che corre sulle cose, ci vado per 2 estate, dopo di che lo butto a secchio, poi no, va finito, adesso voglio andare in montagna, mi compro la casa sulle Dolomiti, cioè, capito? Cioè, è così, d'accordo? Cioè, è così, con gli hobby, prima mi metto a già giocare a tennis, allora a 50 anni faccio come Fantozzi, che mi metti i pantaloncini da tennis, la racchetta fatta con le cose e vado a giocare a tennis, e mi penso che sono Federer, poi mi passa la cosa di come mi metto a fare, cioè, il golf, mi prendo le mazze da golf e me le sono in testa, cioè, è così, è così, cioè, l'uomo è volubile, cioè, non è che è volubile soltanto, cioè, è proprio strutturalmente volubile. D'accordo? Te viene la fissazione, te prendi la fissa dell'hobby, dello sport, anche delle cose più cretine, no? A qualcuno gli apriva le fisse delle parole incrociate, tutto il giorno fa le parole incrociate, se sembra un abito, tutto il giorno a scrivere quel coso lì, no? Poi gli passa e gli viene la fissa degli scacchi, tutto il giorno a giocare a scacchi, che sembra un coso, ci pensa pure la notte alla mossa degli scacchi. Io ho conosciuto persone di questo genere qui, d'accordo, capito? Quindi è proprio, è strutturale, d'accordo? Cioè, ti voglio fare quello che mi pare, ma che fai? Non mi metta mai sta pure una cosa che non mi devo uscire, che fai? D'accordo, che fai? Cioè, sta niente da fare, che fai? Che ti metti a fare? Stai come un imbecille, stai come un ubriaco, ti metti a fare, va a girare a destra e a sinistra, come quelli là che pieno la macchina che deve dice, devo andare a fangiro, dove vado? E va a fangiro, e va a fangiro, cioè, ma dove devi andare? D'accordo? Cioè, non c'è segnali stradali, non c'è una meta, non c'è una cosa, è così, capito? Tanto è vero, ho detto tante volte. Cioè, io ho sentito anche recentemente in giro su Facebook, hai visto quei video che escono ogni tanto, che c'è qualche grande stella di questi grandi astri, che noi pensiamo che sono tutte persone felici, realizzate. Cioè, la domanda è, ma tu ti annoi? Eh sì, mi annoio, però cerco di inventarmi qualcosa che... T'annoi? T'annoi? S'annoiano. S'annoiano, quindi non è vera questa cosa qui. Questa nostra, diciamo, come dire, non vorrei dire ontologica, in un certo senso sì, perché anche la volontà umana meglio messa, se perde il punto di riferimento, se perde la connessione col server, che è la divina volontà, non è che se raccapezza tanto bene, eh. Cioè una persona diventa anche, diciamo così, con le idee chiare, risoluta e determinata, io invito, facciamo un trailer, ecco, consigli per gli acquisti volanti, a riascoltare per chi non le conoscesse, che le catechesi che sono io per poter amare, cioè tu per prendere una bussola della tua esistenza, cioè per dare una direzione alla vita, che non è una cosa molto semplice, devi avere molte idee chiare. Per esempio confrontarti con la rivelazione, perché se io ho un orizzonte di vita definito, cioè se uno dice, ma tu che campi a fa? Ma tu gli devi rispondere a questa domanda qui, eh? Non è che stai a pensare, dice, mo metto a pensare, dice, si pensa, mo adesso, mo dopo che ho pensato te lo scrivo, che te pensi, promessi sposi, che pensi? Cioè, tu, che se uno ti dice che campi a fa, tu devi rispondere subito, cioè, e se uno dice che campo a fa? Io campo che vi ho ammenato al paradiso a vedere la Madonna e Gesù Cristo e la Santissima Trinità, io questo lo penso. Non lo so se ci riuscirò a arrivare, ma ti rispondo subito, non ti faccio manco finire il discorso. D'accordo? Però dov'è che ho attinto tutte quante queste cose? Tutte queste cose uno le attinge dalla rivelazione e dalla fede, perché io che esiste il paradiso ci credo, d'accordo? E che c'è una strada che conduce al paradiso e un'altra che purtroppo sciaguratamente conduce all'inferno, ci credo. Quindi
Quindi ho pensato, ho riflettuto, sono entrato in me stesso, ho meditato, dico di qua, d'accordo? È chiaro che quando qualcuno mi dice di andare di là, ci penso due volte prima di andare di là. Però questo perché? Perché insomma, quando uno poi incontra il Signore che si mette dentro un orizzonte di vita di grazia, cosa fa la grazia? Già la grazia santificante, cosa insegna la Chiesa? Corrobora, rafforza la nostra volontà che costitutivamente è debole, non si raccapezza, non è capace, non è proprio, non è né buona, ecco, d'accordo? Quindi, non essendo capace, non essendo in grado di discernere tante cose, va così. Va come deve andare, insomma, quindi non ecco, ha questa, diciamo, miseria costitutiva e strutturale. È strutturale questa cosa qui, d'accordo? Quindi non dobbiamo dimenticarla. Questo punto. La seconda cosa. Diciamo, la stabilità, la perfetta, la volontà umana la trova non semplicemente stando unito alla grazia santificante, che produce comunque un'unione santificante, quindi a livello ontologico, ma un'unione, non lo sappiamo, imperfetta, attenzione, non è imperfetta dalla parte di Dio, è imperfetta dalla parte nostra, perché la stessa grazia santificante non la possiamo perdere, non ci vuole un granché per perdere la grazia santificante, purtroppo, come insegna Santa Madre Chiesa. Basta non andare a messa la domenica senza che ci sia una grave necessità, già perso la grazia santificante. Basta che te esce uno sfrondone, una bestemmia, una parolaccia molto volgare, e hai perso la grazia santificante. Capito? Quindi ci sono tante piccole situazioni in cui è facile sviare. Qual è il nodo che se lo allacci e non fai lo sciocco non lo perdi più? È la divina volontà. Cioè la possibilità di trovare una stabilità perpetua, d'accordo, alla nostra flebile e labile volontà è non accontentarsi di vivere in grazia, che è già tantissimo, d'accordo, ma puntare oltre. Perché sappiamo tra le promesse che ci sono, io queste catechesi diciamo che sono rivolte diciamo, a chi un minimo si orizzonta dentro gli scritti della Divina Volontà, perché se uno non si orizzonta è meglio che sente il primo ciclo di catechesi, no? Quindi il dono della Divina Volontà che fa un attimo capire cosa sia. Ma noi sappiamo che quando la Divina Volontà giunge a regnare in un'anima, cosa che è certamente successa in Gesù Cristo, nella Madonna e a quanto ne sappiamo in Luisa Piccarreta, si diventa fondamentalmente non più facili al peccato, d'accordo? Quindi non ci si allontana da Dio. Semplicemente questo non perché si perde la nostra intrinseca e costitutiva libertà, ma perché avendo, adesso lo vedremo, volontariamente fatto entrare la divina volontà dentro di noi, e questa non è una cosa che si fa semplicemente con un attimo, ma si fa con un percorso, con un cammino dove Dio stesso vede come, se e quanto la persona cooperando con la sua azione vuole a tutti i costi entrare in questo regno. Ma una volta che quella poi ci entra dentro di te, cioè tra volontà divina e peccato c'è assoluta incompatibilità. Io dico sempre alle persone, io ci credo all'esistenza del demonio, penso che tutti quelli che mi conoscono sanno benissimo che io credo all'esistenza del demonio, ne ho parlato tantissime volte, credo che il demonio esiste, credo che esiste l'inferno, credo nell'azione ordinaria, nell'azione, in tutto quello che la Chiesa insegna, nell'azione straordinaria del demonio, eccetera, eccetera, no? Ora, però, chi conosce gli scritti di Luisa Piccarreta, io li invito a farmi una mail, d'accordo, dove mi manda tutti i passi e i riferimenti dove si parla del demonio. Non se ne parla quasi mai. Se non nel primo volume, quando Luisa racconta le tremende tentazioni e
e vessazioni terrificanti che ha subito, se non ricordo male, per circa un anno e mezzo. Non mi ricordo se subito prima o subito dopo il matrimonio mistico, quindi prima poi c'è di cominciare quel lungo cammino che l'avrebbe portata al regno della divina volontà, dove è stata prima proprio forgiata proprio e provata proprio torchiata, ecco, per permissione divina dal principe delle tenebre. Ma dopodiché se ne parla in qualche altra circostanza, quasi sempre per manifestare che appena il diavolo vedeva Luisa, se ne scappava e se ne tornava all'inferno di corsa. Perché non poteva vedere comunque, cioè, non, il diavolo non può stare vicino a una persona che vive fusa col divin volere, non ce lo sta. D'accordo, non ce lo sta. Quindi, qual è il termine che ricorre? Cioè, voi sapete che in tutte quante le cose, io lo capisco, mi fa effetto pure a me, che ricorre fino alla nausea, che non ce la fai più a sentire sta parola, no? E poi qualcuno parla con uno dice sempre le stesse cose, e per forza le stesse cose, che devi dire? Cioè, qual è il primo imputato dell'infelicità dell'uomo? Il diavolo? No, non è il diavolo. Non è il diavolo, è la volontà umana. È la volontà umana. E questo è perfettamente conforme alla dottrina della Chiesa, e chi non gli basta, vado a approfondire San Tommaso d'Aquino. La dottrina della Chiesa e San Tommaso d'Aquino dicono queste cose, sentite, ascoltate bene, la nostra volontà, vediamo adesso, vedremo, c'è soltanto uno che ha il potere di muoverla. Cioè muoverla vuol dire che la porta in una direzione coattivamente, come dire, coartando la sua libertà. Solo uno può fare questa cosa qui. Sapete chi è? È Dio. Ma Dio non lo fa mai se non in forma parziale e in una sola circostanza, ma non in forma piena, ma in forma parziale. Adesso ve lo dirò quale. Il diavolo questa cosa non la può fare. Dio potrebbe farlo, ma non lo fa. E ci sta scritto nel secondo scritto che abbiamo visto questa sera, perché non lo fa? Il diavolo non lo può fare. Il diavolo può semplicemente presentare al nostro intelletto, alla nostra immaginazione, un oggetto, d'accordo, allettante per la nostra volontà, ma niente di più. Se tu non gli dici fiat, d'accordo, ovviamente al contrario, non gli dici amen, non gli dici voglio venire dalla parte tua, non ti fa niente, non ti può fare niente. Allora, Dio soltanto una volta fa questa cosa, dice San Tommaso, nella conversione del peccatore, perché la conversione è una grazia. Allora, se tu stai in uno stato di peccato mortale, quello che fa Dio è che fa volgere la tua volontà, quindi fa questa azione che è provocata dalla preghiera e dalla penitenza dei buoni, cioè che dalla situazione in cui ti trovi fa volgere la tua volontà verso il bene e te lo propone fino al punto che però ci vuole comunque il tuo consenso. Fa tutto tranne che l'ultimo atto che devi farlo tu, devi dire tu sì, mi converto, sì, ritorno, sì, mi vado a confessare, sì, voglio cambiare vita. Però il procedimento che porta a trovarti in condizione che devi dire soltanto sì, Dio lo muove delicatamente, non violentemente, ma questo è l'unica eccezione, l'unica. Perché in tutte le altre circostanze cosa dice? Solo quest'uomo che io volli che stesse nella mia volontà, attenzione, di sua volontà, non forzato. Non forzato. Ecco perché neanche la conversione di un peccatore è un atto forzato, perché comunque sia, anche se c'è un grosso input dall'alto, tu devi dare il consenso. E in tutto devi sempre dare il consenso, cioè la vita nella divina volontà, a mio avviso, è la massima valorizzazione al positivo della nostra libertà. Io rimasi colpitissimo, ho letto negli scritti o da qualche parte, non mi ricordo dove, ma questo per esempio si vede anche nelle Ore della Passione, che la Madonna quante ne ha fatte per nostro Signore? Ma la Madonna ha dato subito carta bianca al nostro Signore, no? Fin dall'istante del concepimento gli ha detto: io non voglio, la mia volontà non la voglio conoscere, quindi puoi fare quello che vuoi. Nonostante che le avesse detto questo, prima di darle qualunque sofferenza anche minima, Dio gli diceva: vuoi soffrire questa cosa? Vuoi darmi questa cosa? E lei: sì,
Sì, ma sempre vuoi? Perché se la mamma non avesse detto no, non gliela faceva soffrire quella cosa. Dice, ma come, io ti ho dato la mia volontà? Gli hai dato la mia volontà, ma tu volontariamente rinnovi questa cosa in ogni atto che fai, perché Dio non ti forza. Dio non ti forza. Capite? Io questa dimensione stupenda della vera libertà, perché qui è veramente, cioè, a tutti noi ci piace ed è giusto che sia così, perché la libertà, guardate che la libertà è una manifestazione suprema della gloria di Dio, d'accordo? Perché quello che a noi ci rende sua immagine, Dio è l'essere sovranamente libero, anche se nell'esercizio della sua libertà Dio è perfetto a differenza di noi. Noi non siamo perfetti, ma Dio vuole che gli stiamo al passo, che gli stiamo dietro, esercitando continuamente nel bene la nostra libertà. E il modo con cui ordinariamente Dio ci muove, qual è? L'amore, la persuasione, la dolcezza, la spiegazione, eccetera. Dio così tratta. Allora, ecco perché per me è così importante questo secondo scritto, no? L'uomo che vogli che stesse nella mia volontà, di sua volontà, non forzato, non forzato, volle purtroppo uscire dal suo principio e per questa sua uscita fu soggetto ad alterazioni e cambiamenti continui, di cui abbiamo parlato all'inizio di questa nostra meditazione catechesi. Quindi la divina volontà come possibilità per l'uomo di trovare una stabilità definitiva nella sua costitutiva mutevolezza. Non possiamo cambiare in continuazione l'immagine che usa Gesù, canna vuota, che cambia ad ogni soffio. Non è possibile una cosa di questo genere. Non si può. Questo per quanto riguarda la prima parte. Adesso vediamo, almeno uno, perché qui il tempo sta correndo, cominciamo a vedere il primo della seconda serie, che è il volume 18, 12 novembre 1925. Qui entriamo un po' più a fondo nella vita e nella condizione di Adamo. Mi sa che questo faccio la lettura e il commento perché dobbiamo vedere un attimo dove ci porta fratello tempo, perché eventualmente lasciare l'ultimo che è un po' più lungo per la prossima volta. Vediamo quello che Dio vuole. Tu devi sapere che chi è chiamato come capo di una missione, quanto più racchiude di bene appartenente a quella missione, tanto più bene potrà comunicare agli altri. Quei beni saranno come tanti germi che presterà agli altri, affinché chi avrà la fortuna di voler acquistare quei germi si renderà possessore del raccolto di quei germi. Ciò successe in Adamo, che essendo il primo uomo veniva costituito capo di tutte le generazioni. Ed essendo lui il capo, attenzione, si rendeva necessario che doveva possedere i germi, vedete come ritornano i germi, da poter dare agli altri ciò che è necessario allo sviluppo della persona umana. Che poi questi germi sono stati ingranditi, delucidati, più conosciuti, a seconda della buona volontà delle generazioni seguenti, della capacità di applicazione che hanno fatto su quegli stessi germi, ma Adamo li aveva tutti in sé e si può dire che tutto da lui viene. Ovviamente questi brani sono quanto mai biblicamente fondati. Il libro del Siracide afferma esplicitamente che è superiore ad ogni creatura vivente Adamo. E il libro della Sapienza, al capitolo 10, afferma: essa, la Sapienza, potesse il padre del mondo formato per primo da Dio quando fu creato solo. Poi lo liberò dalla sua caduta e attenzione, gli dà la forza per dominare su tutte le cose. Sicché si può dire che nell'essere creato da Dio,
fu dotato di tutte le scienze. Ciò che gli altri imparano con fatica e con tante fatiche, lui lo possedeva come dono in modo sorprendente. Quindi possedeva la conoscenza di tutte le cose di questa terra. Aveva la scienza di tutte le piante, di tutte le erbe e la virtù che ciascuna di esse conteneva. Aveva la scienza di tutte le specie degli animali e del come doveva usarne. Aveva la scienza della musica, del canto, dello scrivere, della medicina, insomma di tutto. E se le generazioni posseggono ciascuna la sua scienza speciale, Adamo le possedeva tutte. Vedi dunque chi deve essere capo, è necessario che racchiuda in sé tutto il bene a cui devono partecipare gli altri. In questo capitolo, diciamo che Gesù approfondisce e spiega uno dei cosiddetti doni preternaturali che aveva Adamo, cioè la scienza infusa. È tanta roba questo qui, eh. Cioè, io quando ero giovane ci ho provato a suonare un po', suonavo le chitarre, ma tu sai quanto deve sputare sangue un cristiano che impara a suonare bene uno strumento o che deve prendere un diploma al conservatorio? Io ho conosciuto persone, cioè, per prendere un diploma al conservatorio disputa sangue, disputare, studiare 10 anni, insomma, o anche più, a seconda del tipo di strumento. Conosceva la scienza della musica, cioè significa, adesso non è che voglio scendere, cioè che Adamo sapeva leggere la musica, sapeva suonare qualunque tipo di strumento, d'accordo? La scienza della musica, cioè, mi dicono, e io sono sempre molto molto ammirato, perché io sinceramente, per grazia di Dio, mi stupisco con una certa facilità, mi stupisco ammirato, cioè se io vedo una persona, un compositore, uno che sa comporre la musica, soprattutto quanto il mio sacrosantissimo rispetto, insomma, un direttore d'orchestra, cioè una persona fa il direttore d'orchestra, cioè è un pozzo, insomma, di scienza in quella, e di estro, e di talento, no? Soprattutto la musica, del canto, della medicina, di tutte le specie degli animali, cioè, non so se abbiamo mai letto un trattato di zoologia. Per esempio l'estate, adesso siamo in estate quando cade questa catechesi, ma l'estate dovunque uno va, specialmente se vuole vivere un po' di vita nella divina volontà, ma sono proprio ubriaca, l'estate uno proprio, l'estate sarebbe ubriachi di divina volontà, proprio ubriachi, d'accordo? Perché uno va al mare, si fa un tuffo al mare, cioè il mare è un canto vivente alla divina volontà. Ma se uno si comincia a fare le meditazioni sul mare, sulle cose, non solo sulla vastità del mare, no? Ma noi abbiamo idee, io non so se c'è qualche scienziato che ha qualche idea, cioè che sa dire, per esempio, quante solo specie di pesci vivono dentro le acque. Cioè io qualche volta quando vedevo qualche documentario, quando andavo a fare il subacqueo, ti vedevo tutti questi pesci strani, tutte le forme, tutti i colori, perché tutta roba qua ha già 50, 60, 70, 80 metri di profondità, che ci sta là sotto? Cioè, capite, la metafora mare, divina volontà, cioè, la divina volontà, altro che mare infinito, cioè, noi non abbiamo idea di tutto quello che si nasconde dentro la Santissima Trinità, capito? Vai su una spiaggia, ecco, cominci subito a pensare, guardi che mare di sabbia, questo io faccio un altro trailer, un altro consiglio degli acquisti, devi subito ricordarti quello che dice San Luigi Monfort, che è più facile contare i granelli di sabbia di tutte le spiagge del mondo che non le virtù e i meriti della Madonna. Beh, effettivamente, insomma, dopo che Luisa ci racconta, insomma, che questa, no, veramente non Luisa, questo l'ha proprio raccontato lei, quando è stata concepita non ha mai fatto un atto di volontà propria, mai, neanche per un nanosecondo, e se pensiamo che un atto, questo vale anche per noi, è un atto divino, un atto fatto nella divina volontà, che tipo di meritorietà ha? È finita?
perché non è più un atto umano, un atto divino, è un atto eterno, immenso e infinito. Pensiamo a quanti atti eterni, immensi, infiniti ha fatto la Madonna in 72 anni di vita, e dopo certamente che è più facile contare i granelli di tutte le sabbie, di tutte le spiagge, ma cioè, capite? C'è modo e modo, adesso non voglio fare una catechesi, la figura tanto, tanto tempo fa, insomma, anche di fare le vacanze, no? Di andare a farsi una bella full immersion. Ecco perché la vita nella divina volontà è vita nella divina volontà. Quindi, cioè, dobbiamo imparare veramente a vederla dovunque e dappertutto, anche nei nostri rapporti interpersonali. Nei rapporti con chi sta vicino, una gentilezza che ti fa una persona che ti sta vicino, vabbè, certamente che tu devi ringraziarla, no? E devi anche se sicuramente essere grato alla gentilezza umana di chi ha avuto un occhio di riguardo nei tuoi confronti, ma immediatamente, subito, subito. Questa è la vita nella divina volontà, no? Devi vedere immediatamente in quella gentilezza una carezza di Dio. È un ti amo di Dio, Dio in quel momento ha suscitato, ha ispirato quella persona di farti quella cosa buona perché ti potessi sentire amato, ti potessi sentire stimato, gratificato, quello che vuoi, ma perché Dio in quel momento voleva quella cosa per te e ti ha dato quella carezza, no? Ecco, pensa a avere la scienza di tutte le piante. Apriamo un altro capitolo, la botanica, anche qui i documentari. Cioè, ma noi abbiamo idea di quante specie di piante esistono sul pianeta Terra, dalle più comuni e grezze alle più raffinate, alle più strane. Ecco, io dalle mie parti non voglio dire il nome, ma c'è uno dei giardini più belli d'Europa, dalle mie parti, sì, dalle mie parti più vicino a dove sto adesso, ma anche dalle mie parti nel senso di Agropontino, ma se tu vai lì dentro rimani con due occhi spalancati, insomma. A vedere la perfezione, le armonie, i colori, cioè. E poi c'è l'altra singolarità che se tu ci vai in 4 mesi diversi del corso dell'anno, vedi quattro scenografie completamente differenti nello stesso giardino, perché c'è la pianta che fiorisce a marzo, c'è la pianta che fiorisce a giugno, c'è la pianta che fiorisce a settembre, cioè c'è una tale variegatezza, cioè voi immaginate cosa significa un essere umano, Adamo, che per scienza infusa conosce tutto, cioè potrebbe scrivere il libro più completo che esista nel mondo di botanica, con tutte le specie possibili, immaginiamo delle piante nominate e distinte ciascuna in ordine. E questo senza aver studiato. Questa è scienza infusa. Di tutte le erbe e la virtù di ciascuna di esse. Adesso, qui ci sono alcuni santi monaci che fanno un sacco di liquori buonissimi, bisogna berne pochi però, eh. Poco poco, un dito e non troppo spesso, se no andare a dire che Don Leonardo esorta a diventare ubriachi. Quindi no, però le erbe fanno bene alcune, no? Alcune sono digestivi, altre sono aromatiche. I monaci sputano sangue, quello che là, insomma, andare a tutti canti distillati, tutte queste cose strane, pure, insomma, tutta quanta la mia ammirazione anche loro, perché io se mettessi una cosa del cioè, saprei neanche, insomma, mettere le mani, no? Lui conosceva, capite? Cioè, voi sapete che dispregiativamente, oggi noi quando incontriamo, cioè, ecco, io penso semplicemente dinanzi a queste cose, no? Cioè, ma di che vogliamo parlare? D'accordo? Che vogliamo fare? Avete visto quando c'è qualcuno che per quattro cose che sa, cioè, io rimango ammirato di tante questioni, insomma, no? Cioè, io spero di raccapezzarmi 4-5 cose, spero, insomma, in maniera sufficientemente competente in quello che ho studiato, che quasi niente, ho studiato un po' di legge umana e un po' di teologia, e basta, d'accordo? Quando sento parlare di queste cose, io rimango, sinceramente, ammirato. Oggi camminavo, avevo visto una diga, io dico, ma te guardo sta diga, dico, ma che caspita la faccia, c'era una roba del genere. Cioè, io te guardo sta diga, dico, ma cioè,
fare una roba del genere, c'è una capoccia, cioè un ingegnere che fa una cosa del genere, cioè, andiamo conto per fare una diga. Cioè, noi via via, in mezzo a tante cose, no? Certamente, cioè, anche l'ingegnere, l'intelletto di un ingegnere, la scienza di un ingegnere acquisita, è però comunque un riflesso lontano della divina perfezione, della divina sapienza. D'accordo? Quindi, allora, cioè, sappiamo che dispregiativamente noi esseri umani usiamo un termine che si chiama il tuttologo. Non so se avete mai sentito. Quando trovi uno che queste sono le persone più ridicole, tra l'altro, a mio modestissimo avviso, perché purtroppo il senso del ridicolo non è molto diffuso tra gli esseri umani. Per quattro cose che sanno, parlano di medicina, di teologia, botanica, cioè io delle volte, successo anche a me è successo, no? Cioè, per carità, dopo uno deve andarsi a confessare perché ha mancato alla virtù dell'umiltà, no? Ma ogni tanto qualcuno, ovviamente, mi fa le prediche in campo teologico, vabbè, è proprio dell'umiltà che tu te le devi tenere, ti prendi, va bene, cioè, ma si rende forte delle cose proprio, cioè, ovvie, cioè che uno studente del primo anno di teologia già le sa. Allora, uno non è che vuole andarsi a confessare perché è mancata l'umiltà, no? Però io dico mi metto, cioè faccio questa considerazione, dico, questa povera anima sta così proprio obnubilata, cioè nel senso di essere, diciamo, fuori da un minimo di raziocinio, perché magari io, cioè, quella lì, poverina, convintissima che mi sta dando un'informazione che io non so, d'accordo? Dico, ma allora ho fatto un pochino di ironia, perché insomma i tuttologi sono degni di compassione, d'accordo? Fanno sempre tutti quanti un pochino di sorridere e manifestano anche, come dire, la scarsa diffusione del minimo di buonsenso, che se ce ne fosse un po' di più tra gli esseri umani, diceva un mio vecchio padre spirituale, avremmo già risolto molti problemi, anche spirituali, perché a volte un po' di buonsenso ci fa risolvere qualche problema, anche spirituale. D'accordo? Va bene. Però, insomma, Adamo era un po' tuttologo. Adamo sembra che fosse un pochino tuttologo, nel senso buono del termine. Nel senso che aveva una partecipazione profondissima della scienza di Dio, cioè. Per esempio, voi sapete che la Madonna, non, spero che nessuno si stupisca, no? La Madonna parla tutte le lingue del mondo, e capisce tutte le lingue del mondo, ma non le ha studiate. D'accordo? Non le ha studiate. Cioè, pensiamo se uno ci avesse la scienza di tutte quante le lingue, infuse, d'accordo? Cioè, uno soltanto che parlasse un pochetto d'inglese sputa sangue, non imparasse un'altra, cioè le lingue si possono imparare, ma per quanto tu voglia studiarne, te ne potrai imparare fino a quando stai in questo mondo, non lo so se c'è qualche Guinness dei primati. Io conosco gente che parla bene tre lingue, quattro, cinque, sei, sette, forse 10, insomma, di più diventa veramente complicato, insomma, anche perché poi la vita c'ha un termine, insomma. Adamo aveva questo. Aveva questo, e pensate che avremmo posseduto questo. Ora, che relazione ha il dono della scienza infusa, noi potremmo chiederci, con il dono della divina volontà? Non lo so, io penso che non dobbiamo certamente, non so se sia lecito aspettarsi che abbiamo un dono di questo genere, forse no, però sicuramente, sì, questo è proprio sicuro, ad un'anima che è molto vicina alla divina volontà, sicuramente, cioè il tasso di sapienza, ma anche di scienza, ma anche di discernimento, aumenta in maniera esponenziale. Questo è proprio sicurissimo, questo qui, d'accordo? Questo dono straordinario era condizionato alla permanenza nello stato di giustizia di Adamo, d'accordo? Non so se esiste un luogo degli scritti di Luisa dove viene promesso il ripristino di questo dono. È comunque importante notarlo per comprendere anche quello che Adamo
aveva, d'accordo? E come questo sia una cosa perfettamente normale, cioè in paradiso, quando andremo in paradiso, penso che non ci sia bisogno di dirlo che c'è. Cioè, in paradiso queste cose si possiedono in atto e tutte, d'accordo? Cioè, un'anima che va in paradiso, se tu vai in paradiso, certamente che le lingue le capisci tutte quante, eh? Cioè, tra poco fanno Santo Paolo, sei visto che stanno i santi, no? Vengono fatti i santi, ma dobbiamo anche pensarci un attimo a queste cose, perché, cioè, tutti sono discorsi. Allora, se Paolo VI, adesso non mi ricordo dove gli è stato attribuito un miracolo fatto, non mi ricordo se in America Latina, adesso non mi ricordo, insomma, no? Però in un paese di cui forse quando era sulla terra non conosceva la lingua, giusto? Allora, se io che vengo dal Burundi chiedo una grazia per l'intercessione di Paolo VI, e prego il nostro Dio, dico: senti un po', fammi guarire dal cancro, te lo chiedo per intercessione del Paolo VI, ma glielo dirò in burundese, giusto? Ma scusa un attimo, ma se Paolo VI ci capisce una H e quando stava sulla terra burundese non lo parlava, come fa a farmi un miracolo se non capisce quello che gli ho detto? Vuol dire che quando sta in paradiso capisce il burundese. Comprendiamo, no? Questa cosa. Quindi, ripeto, non so se possiamo attenderci che ci sia un ripristino della scienza infusa, però sicuramente una grande lucidità nella scienza, nell'approfondimento delle scienze anche umane. Io penso che ci si debba attendere. Questo sicuramente sì. Io direi che è un pochino più breve del solito questa catechesi, ma se dovessimo aprire quell'altro capitolo, veramente andremo molto, molto, molto al di là. Possiamo fare un prequel, diciamo così, un trailer per la prossima puntata. Il prossimo punto che vedremo è bellissimo, perché mostra come il peccato originale fece cadere Adamo dallo stato di figlio allo stato di servo, e qui ci sarò a fare un lunghissimo discorso su come è il nostro rapporto con Dio. Noi abbiamo una parabola evangelica, che è la parabola del figlio e il prodigo, dove ci sono due figli, ma in realtà ci sono un figlio e un figlio che vive come se fosse un servo, e noi dobbiamo vedere come è strutturato il nostro rapporto con Dio, se siamo figli o se sia, come dice San Paolo, o se siamo servi. E una delle caratteristiche essenziali di Adamo prima di staccarsi dalla divina volontà era proprio questo suo essere, sentirsi e vivere profondamente da figlio. E poi purtroppo la debacle di quello che è successo dopo, e soprattutto la differenza che c'era tra gli atti che Adamo compiva prima del peccato originale, che salivano a Dio tutti quanti, il termine che Gesù userà sarà conditi con la sostanza della divina volontà, e tali da stuzzicare l'appetito di Dio, e quelli compiuti dopo, che a Dio non gli fanno proprio niente. Mi fanno proprio nessun buon desiderio, mi stuzzicano nessun appetito. Questo, sempre a titolo di trailer, lo possiamo vedere, insomma, anche noi. Proviamo un attimo a rappresentarci prima di chiudere il peso a volte che provocano in noi gli atti che che le persone vicine, che magari fanno anche per nostro amore, ma che li fanno di volontà umana. Sono atti spesso imperfetti, sono atti che spesso reclamano una gratificazione. Chi te li fa vuole che tu li noti, vuole che tu te ne accorgi, vuole che tu gli dici grazie, vuole che tu li cambi, eccetera, eccetera, no? Ecco, non è questo, diciamo, lo stile degli atti divini e soprannaturali.
Però di tutto questo lo vedremo la prossima volta. Chi volesse dargli un'occhiata e così magari avere un po' di preparazione previa alla prossima catechesi, è sempre il volume 18, ma siamo al 28 gennaio del 1926. È uno dei passi, a mio avviso, molto, molto, molto significativi per comprendere ben ulteriormente, approfondire ulteriormente la condizione di Adamo. E soprattutto la grossa differenza che c'era tra il prima e il dopo il peccato originale, anzitutto per gli atti che lui compiva davanti a Dio. Ne parleremo a Dio piacendo la prossima settimana. Do una piccola benedizione alla Divina Volontà e poi ci congediamo nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti. Ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.